Ciao amici, fra poco parto, fra una settimana circa, direzione Senegal, Dakar. Volevo farvi vedere velocemente come preparo la moto, come bagagli e cosa mi porto dietro, a parte i vestiti, per fare questo viaggio un po' lunghetto e semi-impegnativo, dai, niente di che, però non si va dietro a casa. Con i potenti mezzi tecnologici di cui sono dotato come impianto luci, Partiamo dal bauletto, questo qua originale KTM che ce l'ho su da un sacco di anni. Cosa ho messo dentro? Un po' di cambusa, perché non si sa mai cosa si trova per mangiare a mezzogiorno, conviene sempre avere qualcosa che ci si porta da casa da mangiare molto velocemente. Quindi vi faccio vedere un po' di tonno, carne scatola, taralli per mangiare un po' di carboidrati. Qua ho anche preso della frutta in scatola che avevo provato una volta, non era male. No, ananas, sì, non era male questa qua. E un po' di simmental, carne scatola, manzotin, queste cose qua, no? Perché si può mangiare tranquillamente andando in giro. E poi anche una di queste forchette, coltelli multiuso, tipo coltellino svizzero, per dire. E qua quello che ho portato, un po' di caramelle, come potete vedere, 6 bottiglie di acqua minerale che probabilmente mi dureranno un giorno, vedrò di prenderne altre negli hotel o nei bar, chiuse, sigillate sempre. I guanti da pioggia, questi qua messi via perché non penso che incontrerò pioggia, però si sa mai. Un po' di biscotti per la mattina se dovessi fare colazione al volo. Un sacchetto nero, sacchetto amevario nero che può essere sempre utile. Qua sotto c'è un ombrello che non si sa mai, lo porto sempre in giro, alla fine se occupa poco spazio. Qua sotto ci sono un po' di elastici, fascette, elastici multiuso molto importanti, una rete ragno di questi qua che tengono i bagagli quando uno deve montare al volo qualcosa che magari ha comprato in giro. Questo è il nostro posto. Caramelline, fazzoletti, tutto quello che può servire così. E poi molto molto importante, spray catena. Ho preso queste piccole bocce che sono da 100 ml, se non sbaglio, che vanno bene per uno o due ingrassaggi e poi li butto via. Quindi al posto che portarmi il bottiglione da mezzo litro faccio così e a posto. Nastro americano che può sempre servire, qua saranno ancora un 2-3 metri penso, telato così è bello resistente. Poi vediamo cosa ho qua, due Coca-Cole perché ne sono ghiotto e quindi me ne porto qualcuna in giro. The Original One, tac, delle salviettine monouso, che queste qua per lavarsi le mani quando sei in giro prima di mangiare qualcosa sono sempre utili. Le metto qua da qualche parte. Poi qua sopra il mio cappellino per il sole, KTM Racing. E ok, questo qua lo mettiamo qua dentro nel protetto. Bene, qui ho sempre spazio per portarmi qualcosa, metterci qualcosa, vedete? Si può, vado di lato così, si può mettere sempre dentro qualcosa. Anzi, questo lo mettiamo qua, così non rompe le balle, e a posto. Questo qua per il bauletto posteriore. Adesso poi vi faccio vedere anche le valigie laterali. Valigie laterali. Ho queste vecchie Givi un po' malandate che ho preso usato e non sono affatto male, le ho brandizzate con un po' di adesivi belli tamarri che ci stanno sempre bene. Ho fatto poi passare sotto la copertura del serbatoio, quindi sotto questa parte arancione che va qua sotto, spunta qua sotto e si collega direttamente al morsetto della batteria. Ho collegato questo adattatore che va alla borsa Tanklok per ricaricare cellulare, batterie della GoPro e tutte queste cose qua. Può essere sempre utile. Qui in sottosella, come sempre, ho una catena per legare la moto da qualche parte, il kit antifuratura che è qua sotto, bello nascosto, va tutto qua dietro.
e un altro lucchetto, questo qua lo uso per legare il casco al manubrio al posto che portarmelo dietro. Qua per il momento lascio aperto perché collego la spina per l'alimentazione della batteria, il mantenitore di carica. E non so se lo potete vedere, qua c'è la cassetta porta attrezzi che è custodita all'interno del bare Givi, ce l'hanno quasi tutti. Qua dentro cosa ho messo? Lo starter kit, la cassettina degli attrezzi e i cavetti dello starter kit per far partire la batteria nel caso che andasse giù. È molto comodo, ci stanno dentro queste cose qua che altrimenti ingomberebbero un po' e vanno tutte qua dentro. E questa è la moto, tutta pronta per partire. Manca solo un po' di chilometri.